Ben ritrovati amici di Weekend Dance, lo spettacolo comincia a bordo della nave MSC Fantasia, quinta edizione del concorso Ragazza Weekend Dance. Guardate il servizio. Edizione Ragazza Weekend Dance, in qualità di main sponsor per il quarto anno consecutivo il centro commerciale Jumbo Trento Lucente provincia di Caserta, e per il quarto anno consecutivo direttore marketing Pedone, benvenuto a bordo. Grazie, grazie dell'ospitalità e come al solito una splendida organizzazione, è un casting interessante e anche quest'anno noi volevamo essere presenti perché la tua manifestazione mette in movimento una quantità di persone che comunque finiranno per lavorare, e quindi è un discorso, il solito discorso, quello della occupazione, della creazione di nuovi posti di lavoro. Noi al centro commerciale Giambo, come ogni anno, avremo una tappa, quindi saremo protagonisti anche nel centro commerciale, anche perché è stato un anno di bellissime cose, grazie anche alla tua mente organizzativa, con il cabaret da Made in Sud, con tante fiere importanti, quindi avremo nel mese di giugno una tappa del concorso Ragazza Weekend Dance al Giambo. Sì, e infatti già ci stiamo muovendo in questo senso, sarà una cosa di estremo interesse e poi successivamente ce ne saranno altre ancora di maggiore interesse. T-Group Anywhere Anyway, con me c'è il direttore generale De Caro. Ferdinando, benvenuto a bordo. Grazie, grazie, grazie. Allora, riassumiamo T-Group, cos'è? T-Group è una società specializzata nella logistica e distribuzione, siamo presenti su tutto il territorio nazionale, abbiamo 11 piattaforme, siamo specializzati in logistica, distribuzione e trasporti, abbiamo mezzi di proprietà, siamo molto attenti all'ambiente, abbiamo camion Euro 6, facciamo tantissimo intermodale, è tutto ecocompatibile. Ecco, T-Group ci seguirà per tutta l'estate fino alla finalissima del concorso, quindi qualche sorpresa non la sveliamo, magari anche con qualche trasporto vostro con a bordo le nostre ragazze, le nostre partecipanti. Assolutamente sì, sarà una novità. Io chiedo che stesse il mondo che conteste dall'est hasta oeste e bajo il mismo sol. Quest'anno Zwicky, questo brand nazionale femminile, accompagnerà e vestirà tutte le partecipanti. Sì, per la prima volta vestiremo tutte le partecipanti della trasmissione. Quanti punti vendita in Campania e quanti in Italia? 18 in Campania e 125 in Italia. 125 punti vendita Zwicky in tutta Italia. L'ultimo a Milano, se la memoria non mi tradisce. A Milano, eh? Un mese, 15 giorni fa. Che cosa ha di speciale il brand Zwicky? Il brand Zwicky può parlare a tutte le donne, è fatto per tutti, dalla donna alla ragazzina, noi cerchiamo di renderla felice in tutto il giorno. Renderle anche comode col vestito. Sì, no? comode. E cerchiamo di accontentarle in tutte le fasi della loro giornata e della loro vita, perché dall'abbigliamento serale, quello sportivo, da donna ai colloqui di lavoro, ci occupiamo di tutto. Al concorso Ragazza Weekend. Di bellezza. Allora ci rivedremo per tutta l'estate. Certo. Zwicky, grazie. Grazie a voi. Anche quest'anno B-Rent, noleggio di auto a breve e lungo termine, main sponsor di Ragazza Weekend Dance quinta edizione. Benvenuto a Sabatino Seguino. Benvenuto, grazie Dino per l'ospitalità. Anche quest'anno siamo lieti di partecipare a questo grande evento che tu svolgi con molto interesse e soddisfazione. Itinerante per tutta l'estate, tu in qualità di responsabile marketing, B-Rent oramai è un'eccellenza nazionale, conosciuta in tutta Italia.
Sì, certo, noi siamo il numero uno nel noleggio a breve e lungo termine per aziende e privati. Ne approfitto per salutare il nostro presidente Vincenzo Brasiello, che avrebbe voluto comunque essere lui ospite e partecipante a questa manifestazione, ma non per impegni lavorativi che tu ben sai, dovuti anche all'Expo di Milano. Lui è impegnato per la nostra mitica sede di Viale Corsica 21. Abbiamo aperto una sede per quanto riguarda l'assistenza di carrozzeria meccanica e autronica gommista, assistenza flotte di noleggio a Novegro di Segrate, precisamente in via Giovanni Pascoli 6. Birent, grazie Sabatino. Grazie a voi. Mi trovo con l'imprenditore amico e fratello di zio Dino, che è Antonio Viola, ma meno oramai è un punto di riferimento, no? Buongiorno a tutti, sì, diciamo cerchiamo di fare del nostro meglio sul lungomare, abbiamo un po' di clienti, siamo in crescita, insomma ci divertiamo, lo facciamo con passione. Io l'ho intervistato tante volte ed è sempre semplice, modesto, umile, ogni tanto diciamolo che è un posto bellissimo, si mangia bene, c'è questo lungomare più invidiato al mondo, dove si sta benissimo. Sì, in effetti abbiamo il privilegio di stare in un posto comunque straordinario che è il lungomare di Napoli, abbiamo insomma un panorama spettacolare. Investiamo molto sul cibo, quindi utilizziamo cibo con alcuni presidi slow food, siamo certificati per la pizza napoletana, siamo certificati associazione celiachia italiana, quindi facciamo sia pizza eccezionale senza glutine che cibo appunto primi, secondi, insomma senza glutine, quindi questo è un valore aggiunto anche dal punto di vista sociale rispetto a quello che è insomma la classica offerta insomma dei ristoranti diciamo del lungomare. E questo è importante saperlo, quindi Mammia sul lungomare è la prima tappa, come nostra tradizione, di Ragazza Weekend Dance, quinta edizione, si terrà il 3 giugno, ricordate, il 3 giugno da Mammina. Esatto, siamo onorati di ospitarvi. Onorati anche noi, eh. Loredana, benvenuta. Benvenuta a te. Questa mattina un'aria profumata perché Greta Profumerie è official sponsor del nostro concorso. Certo, assolutamente sì. I vostri due punti vendita dove sono? Allora, uno è al centro commerciale Giambo e un altro ad Aversa, via Garibaldi. Intanto salutiamo Maurizio, il titolare, che purtroppo questa mattina non è qui con noi, ma lo vedremo sicuramente nelle prossime tappe. Che cosa ha di particolare Greta Profumeria? Greta è il mondo della bellezza, è il mondo del glamour, è dinamica, è frizzante, è tutto profumata. Quello che è energico, è profumato ovviamente, siamo una profumeria, quindi abbiamo tutti i migliori brand e tutti i migliori assortimenti del momento. Quindi ad Aversa e al centro commerciale Giambo, Trento la Ducente. Certo, certo sì. Vedo che c'è una bellissima modella con un abito da sposa, quindi parliamo di punto zero moda, no? Sì, siamo leader in questo settore, ci troviamo a Secondigliano, a Via Dante e trattiamo appunto sposa, sposo e abiti da cerimonia per tutte le misure. Tutte le misure, tutti i gusti, a costi anche abbastanza modici, abbastanza bassi e abbiamo davvero una vastissima scelta in atelier. Salutiamo Mena Leone Giuseppe, il presidente di Punto Zero, che questa mattina non è con noi, però ci seguirà nelle prossime tappe. Sicuramente sarà qui con noi e ci seguirà. Quindi Punto Zero moda, abiti da sposa, da cerimonia. Sì, seguiamo i nostri clienti dall'inizio, dalla fase della scelta dell'abito fino alla fine, con le prove sartoriali, la scelta degli accessori, l'accompagniamo in tutto il percorso di questa scelta, di questa bellissima esperienza.
per la prima volta a bordo con noi come official sponsor Zoomiguana, il megastore più grande nel sud Italia. Con noi abbiamo il titolare, il presidente Antonello Catania. Come stai? Benissimo, e voi? Noi benissimo, ci fa piacere questa sinergia anche con te quest'estate. È un concorso di bellezza, quindi in qualche tappa ci saranno anche animali bellissimi, gli animali a quattro zampe. Sì, siamo felicissimi di partecipare a questa bellissima manifestazione. Vedo sempre ogni anno sempre più con grande successo, e quindi ci onoriamo a partecipare pure noi, e chiaramente sfoggeremo tutte le nostre bellezze. Assolutamente. E poi ricordiamo i punti vendita in via Santa Maria Cubito a Qualiano e al centro commerciale Giambo Trento Laducena di Zoomiguana, ma prossimamente anche a Casoria. Sì, siamo addirittura d'arrivo per Casoria, e poi ci sarà, spero, una chicca per fine anno, perché abbiamo dei programmi ambiziosi, vorremmo creare uno dei più grandi negozi d'Europa qui a Napoli. E poi 7 giugno, show dog dalle 15 del pomeriggio, tutte le razze canine, bellezza in passerella. Sì, è un appuntamento che già lo facciamo da un po' di anni, sempre più di grande successo, ma forse sarà anche Weekend Dance che ci porta fortuna. 7 giugno, show dog, grazie Antonello. Ti aspettiamo. Edil Commercio, azienda leader nel settore edile. Sì, noi ci proponiamo con tutti i prodotti, dall'edilizia pesante fino ai pavimenti, ai rivestimenti, arredo bagno, porte, infissi, parquet. E siamo ben lieti di partecipare a questo nuovo evento del 2015. Quindi un evento bello, tante ragazze che sfilano, quindi sarà nostro piacere vedervi in tutte le nostre tappe quest'estate, no? Il piacere è nostro. Quindi Edil Commercio, official sponsor, tutto quello che riguarda il mondo dell'edile, ma soprattutto edile, scusate, ma soprattutto come radare al meglio la propria casa, no? Certo, ripetiamo, partiamo dai pavimenti, rivestimenti, rubinetteria, arredo bagno, tutto quello che riguarda la casa. Dove è ubicato il commercio? Sulla circonvallazione esterna, adiacente al parco commerciale Auchan di Giugliano. Insomma, vi aspettiamo per questo concorso bellissimo. Certo, certo. Grazie Tiziana. Grazie, grazie a voi. Grazie Bruno, e mi raccomando, vi vogliamo vedere quest'estate insieme alla nostra carovana di bellezza. D'accordo Dino, ci saremo, e tanta fortuna a queste ragazze che parteciperanno per il 2015. Anche quest'anno a bordo con noi la presenza del dottor Pagano e di Alsofam, Scuola di Formazione Professionale. Quinta edizione ragazza Weekend Dance. Beh, sono passati 5 anni. Aspetta, noi invecchiamo. Invecchiamo, però questo significa confermare questa unione tra due brand importanti, noi come Alsofam, ma te come Weekend Dance, che come al solito sei sempre puntuale, preciso e professionale in quello che fai. Per noi è solo un grande onore partecipare a questo evento, anche perché come Alsofam abbiamo forse una duplice veste quest'anno. Abbiamo qualche nostra allieva che straordinariamente parteciperà al concorso, ma soprattutto tante allieve che invece truccheranno queste bellissime ragazze, perché giusto per dare una notizia ai nostri ascoltatori, Alsofam è una nuova scuola di formazione con tutti i suoi corsi, tutti riconosciuti dalla Regione Campania. Anche quest'anno per la quinta edizione ragazza Weekend Dance, il nostro make up e non solo Ciro Florio, by Sintasi, è con noi. Ma veramente, dovete vedere, sono contentissimo di poter stare di nuovo insieme a voi in un unico concorso. Io ne ho fatti tantissimi nella mia carriera, e questo è sicuramente uno dei pochi che ho visto meritocratico, dove le ragazze, gli viene insegnato tanto, gli viene insegnato come stare un po' dietro alle quinte, vengono stimolate, come sfilare, un bel concorso dove per noi truccare diventa un divertimento oltre che è un lavoro. La presenza a bordo quest'anno di Carlo Guardascione, quindi parliamo della Fondazione Edis Città della Scienza, benvenuto a bordo. Grazie moltissime, grazie a voi per avermi invitato, grazie moltissimo. La finale della quarta edizione l'abbiamo fatta in una sala fantastica, la sala Newton. In un tripudio di successo, devo dire, sì, di ragazze, di genitori, di famiglie, di amici. È stata una cosa che veramente noi nemmeno immaginavamo potesse risultare così straordinariamente partecipata e sentita. E quindi anche quest'anno la quinta edizione.
ritorna quindi la finalissima di Ragazzo Weekend Dance, quinta edizione, si terrà alla Sala Newton, Città della Scienza, via Coroglio Napoli, fine settembre, inizio ottobre. Benissimo, devo dire, può sembrare una scelta un po' eccentrica Città della Scienza, non lo è perché normalmente è vissuta come un luogo di divulgazione scientifica, non lo è perché Città della Scienza è vicina ai ragazzi, ai giovani, quindi fondamentalmente quello che ci piace vedere è sono le sale, gli spazi espositivi e anche l'incubatore d'impresa pieni di ragazzi e di entusiasmo. È quella la missione fondamentale che Città della Scienza ha ed è quella che Ragazza Weekend Dance ci aiuta a perseguire. Quindi grazie a voi. Sono stato redarguito dal direttore Sasso e da Diego Paura perché Domenico Sica non lo intervistate mai in tutte le presentazioni del concorso Ragazza Weekend Dance. Bene, quest'anno, quinta edizione, signori e signori, il più figo di tutti è Domenico Sica. È una iniziativa splendida che oggi è alla quinta edizione, se non ricordo male. Io sono onorato di rappresentare il Roma e sono onorato di far parte della giuria come giornalista del Roma. Questo è un qualche cosa che serve a contribuire normalmente alla diffusione della cultura di lui, perché anche la bellezza delle nostre ragazze e cultura. Grazie. Assolutamente, e poi Roma è il quotidiano naturalmente ufficiale come media partner del concorso. È il secondo d'Italia. Area manager Sud Italia Francesco Manco, grazie per l'invito a bordo della MSC Fantasia per la presentazione della quinta edizione del concorso Ragazza Weekend Dance. Ciao Dino, volevo sottolineare che è sempre un piacere avervi a bordo, ovviamente perché la bellezza sposa la bellezza, quindi un concorso di bellezza, o meglio non un vero e proprio concorso di bellezza, però dove c'è la bellezza non vedo quale location migliore della splendida MSC Fantasia per ospitare la presentazione di questo evento. Assolutamente, quindi è il nostro portafortuna iniziare sempre la presentazione a bordo di una delle navi MSC. Ma io direi che è più Weekend Dance che la nostra portafortuna. Caro Lorenzo Crea, tu l'anno scorso ci hai dato buca nella prima tappa ufficiale del concorso. Quest'anno è tradizione che la nostra prima tappa la facciamo sempre da Mammina in via Partenope dal nostro amico Antonio Viola, 3 giugno alle 18, quindi non mancate, quindi verrai. Questa volta devo per forza venire perché dovevo onorare naturalmente lo start della quinta edizione di Ragazza Weekend Dance, l'amicizia che mi lega da molti anni a Dino e Stefano Piacenti che sono l'anima di questo concorso e naturalmente l'amicizia con Antonio Viola che è il patron di Mammina, quindi è una sorta di festa dell'amicizia il 3 giugno e voi che siete amici di Dino, che da anni diciamo allieta le vostre serate in Campania, a Napoli e adesso finalmente in tutta Italia, non potete che venire. Tutti a bordo per cominciare insieme questa quinta avventura, il quinto anno di Ragazza Weekend Dance, e Aletta ci segue chiaramente in tutti gli allestimenti che poi vedranno gli amici in televisione. Sì, sicuramente siamo lieti di prendere parte a questo movimento di origine campana, come del resto a tutti quelli che in genere facciamo non solo in Italia ma all'estero. Ecco, poi naturalmente cosa molto importante, Aletta Stand è un'eccellenza campana conosciuta in tutta Italia ma anche a livello internazionale per le tante fiere importanti e che realizzate come allestimenti. Certo, ne facciamo tante in Europa, che credo che basta andare sul nostro sito www.alettastand.it, una finestra dove abbiamo un po' di lavori già fatti e vedere un attimino quello che noi riusciamo a fare. Guido Lembo presenzia questa mattina la presentazione della quinta edizione di Ragazza Weekend Dance e ti ringrazio. Felicissimo di essere qui, sempre con te, sempre con te ogni settimana. Anche perché amici italiani che frequentate tutti, da imprenditori, attori, attrici, politici, la taverna più famosa al mondo, Anime Core, noi faremo una tappa del concorso Ragazza Weekend Dance quest'estate proprio da te a Capri all'Anime Core. Da me. Faremo una tappa bellissima a Capri da te. Vi aspetto. All'Anime Core. Sempre. Ma guardate questo libro. Io questo libro l'ho letto, è fantastico, l'abbiamo presentato qualche mese fa. E si intitola Tutto cominciò così. Cosa cominciò tutto così? La mia vita, la mia esistenza. Dillo lì, dillo in telecamera. È un viaggio a ritroso nel tempo, dall'età di 16 anni che me ne vado a Londra, poi in America e poi il ritorno a Capri. L'esperienza nel mondo per poi portarla nella tua Capri. Sì. E questo è un libro che bisogna acquistare. Tutto cominciò così, ma per chi non ama leggere, magari ama sentire,
Mantieni il libro. Io come sono è l'ultimo lavoro, l'ultimo CD. Questo è un disco bellissimo. Io come sono. Sì, che poi non è il solito CD tutto ammuinato, no, è una cosa seria. Soft fatto bene, si canta bene. Sono 3-4 canzoni allegre, forse altri pezzi un po' che fanno riflettere, fanno pensare, ti fanno stare su una poltrona. Ecco, rilassarsi su una poltrona è bello, quindi possiamo fare una cosa molto bella. Di sera, per esempio, prima di andare a dormire, in sottofondo, in cuffia, ascoltate il disco e leggete il libro. Bravo. Si allora, possono fare tutti. Come no? Cuffia, vicino alla propria lampada, nel salotto, nel salone, ascoltate Guido Lembo col CD e leggete il suo libro. Il libro. Guido Lembo, Anna McCore, la taverna più famosa al mondo, e Ragazza Weekend Dance quest'estate farà tappa proprio a Capri. Anna McCore. Quinto anno alla grande per il nostro concorso, che terrà compagnia alle persone che ci guarderanno da casa, ma soprattutto terrà compagnia anche alle tantissime persone che con le partecipanti avranno modo di girare un po' i posti più belli della nostra regione. Beh, assolutamente sì, almeno 10 tappe per quanto riguarda la nostra regione, 2 fuori regione quest'anno, per la prima volta ci sposteremo in Sardegna per quanto riguarda un villaggio turistico, e nel Lazio nel locale di un nostro caro amico. Il Crazy Bull a Formi, locale di Biagio Izzo, e tante altre belle location in Campania. Assolutamente sì, oggi ci siamo ritrovati dopo un anno con ragazze che ci seguono ormai da 5 anni, le aziende sono aumentate e ringraziamo di questo la fiducia che ci accordano ogni anno per quanto riguarda questo evento, ed è tutto da rivedere, tanto tutte le tappe avranno il loro seguito televisivo attraverso il nostro circuito televisivo. Prima tappa 3 giugno alle ore 18 da Mammina Lungomare, è un posto bellissimo. Salutiamo Antonio Viola, l'imprenditore titolare di Mammina. Quindi 3 giugno, ragazze, mandate una mail a Stefano Piacenti @weekenddance.com, chiamate Radio Marte allo 081 636 363 Media Partner, oppure in giro sicuramente ci beccherete. L'iscrizione è gratuita, ricordiamolo, non si paga nulla, iscrizione gratuita, foto e curriculum per partecipare. Assolutamente, poi ci sono i social, che ormai è il modo più facile per comunicare.